Oh, ma facciamo un video serio. Mi sembra quasi di aver messo un palcoscenico serio. Dici, seconda parte. Miscellane di concetti, parliamo di allenamento, di vari concetti. E per arrivare a una conclusione, tapering, quindi recupero pre-gara, è un esempio di come faccio io il tapering pre-gara. Quindi una mia esperienza sul tapering. Riportiamo diverse volte questo concetto anche in un atleta amatore o anche professionista. Sicuramente qualche volta, per provare una gara, provare un allenamento, provare un tapering, bisogna provare a sbagliare per capire come funziona, se no non riusciamo a capire come funzionano le cose. Quindi l'allenatore cosa ti dà l'allenatore? L'allenatore ti dà un prodotto, un qualcosa ti dà che tu dovrai provare, e ti cucina qualcosa, ti insegnerà qualcosa di suo, di particolare, perché tutto troviamo in internet, tutto è scritto dappertutto, ma il coach ti dà un'ispirazione, ti darà qualcosa in più di suo personale per raggiungere l'obiettivo. Qual è l'allenamento quindi consigliato per preparare un mezzo Ironman o un Ironman? L'allenamento consigliato è quello polarizzato, quindi con un grosso volume di lavoro aerobico, un 70% di aerobico, un 4% di lavoro misto, misto aerobico, andiamo in zona 3, e un 8% lavorare sui cambi, sulla forza muscolare, quindi dei lavori di forza che sono, mi servono sempre. Rivediamo qui, faccio un attimo questo schema velocissimo sulle tipologie di allenamento. Finora noi conosciamo due tipologie di allenamento. Un lavoro di ripetuti, dove andavamo a lavorare su ritmi costanti, bam 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 bam, martellare, quindi ripetuti, variazioni di ritmo con le anche in bici e anche di corsa, quindi un allenamento dove vai a lavorare sulle due soglie, quindi cuore e VO2 max, quindi vai a lavorare praticamente il grosso volume di allenamento lo fai su queste due soglie qui, quindi che è quello che abbiamo conosciuto sempre. Ma abbiamo visto che questo lavoro qui, a parità di fatica, non dà un grande rendimento come fare un allenamento di questo tipo qui. Quindi lavoro molto nella zona 1, quindi molto lavoro aerobico, poco lavoro di ripetuti e variazioni, e di nuovo una parte di volume sulla zona 3, quindi soglia anaerobica. Abbiamo visto che questa tipologia di allenamento è più allenante e va a produrre degli adattamenti migliori all'organismo. Ok, quindi lo possiamo anche semplificare le cose, quindi dire a un atleta: dovrei fare una parte di lavoro piano, molto lento, tranquillo, quindi fare il lavoro lento, e quindi lo educhiamo alla percezione dello sforzo. Ciao Alberto! Anche i tifosi qua oggi. Continuiamo il vostro video, poi ve lo andate a vedere su YouTube. Se volete venire, venite. Quindi sentite un po' questa di Hamilton, Hamilton cosa diceva nell'allenamento. Ho fatto anche un libro e diceva: mi allenavo duro e andavo a sfondare il muro della fatica. Quindi quando vado a sfondare il muro della fatica, diceva nel suo libro, entro in un'altra dimensione. Questo è quello che diceva Hamilton: andando a sfondare il muro della fatica entro in un'altra dimensione. Anche io mi ricordo, quando ero giovane, delle volte facevo degli allenamenti durissimi in salita e dicevo: adesso qua muoio. Dicevo: non si muore. Provavo, quindi andavo a raggiungere dei livelli di fatica e andavo a cercarla proprio questa fatica fuori dal normale, per andare appunto a solleticare il mio organismo in questo sistema. Certo, diciamo due cose, cerchiamo di semplificare.
come calcolare, come può calcolare un atleta il suo, le sue pulsazioni massime che può raggiungere? In bici, di corsa o di nuoto? Come fare? Picco, vuoi sapere? Allora, basta che fai, ti prendi di bici, fai un 6 minuti a manetta e vedi quanto riesci ad andare in questi 6 minuti a manetta, che frequenza cardiaca raggiungi, e poi da lì puoi progettare i tuoi allenamenti. Di corsa bastano un 4 minuti forti e riesci a calcolarti la tua frequenza cardiaca alla quale lavorare. Di nuoto no, perché entra in gioco la tecnica e quindi ci sono dei fattori autolimitanti dove non si riesce a raggiungere un livello cardiaco sul quale puoi impostare gli allenamenti, perché c'è un limite tecnico dell'atleta. Quindi, semplificando, abbiamo solo il cardiofrequenzimetro. Se abbiamo il lattacimetro autodiagnostico, che è uno strumento che oggi può essere venduto liberamente, perché adesso non è più il medico che è obbligato a farti queste indagini, è diventato, per una scoppio questione di business, uno strumento autodiagnostico. Quindi una persona qualunque potrà comprarsi questo lattacimetro per misurare il lattacito autodiagnostico, ed è un business delle case farmaceutiche. Ciao ragazzi, ci vediamo domani, adesso qua sono in produzione. Certo che questi strumenti ce ne sono di due tipi, enzimatico e fotometrico, e chiaramente uno costa poco, uno costa diversi migliaia di euro, solo che quello enzimatico c'ha un errore del 15%, quindi se tu fai un prelievo di lattato, la misura può essere soggetta a un errore del 15%, quindi è un errore abbastanza elevato, quindi che può dipendere appunto da diversi fattori, dalla temperatura, da come è stato dell'aria, del sangue, da parametri di pH, quindi c'ha un... è soggetto a degli errori la misura di lattato che può essere effettuata. Fatta la misura, poi posso andare a vedere come far andare a lavorare il mio atleta. Quindi, un atleta evoluto, vado a lavorare in 5 zone, un atleta poco evoluto in 3 zone, un bambino in 2 zone, vado forte o piano. Quindi l'atleta evoluto, ripetiamo un attimo, quindi ci avrà una zona lenta o una zona un pochino più forte, una zona gialla, la zona media, dove la zona di ripetuti dove si lavora più, e la zona 3 dove forte e molto forte. Quindi l'atleta evoluto lo possiamo dividere in questo modo, lo faccio vedere qua, semplificando le varie zone. Continuiamo quindi, l'allenatore quindi deve educare il proprio atleta, quindi deve esserci un feedback, un ritorno di feedback, come ti senti, come l'hai sentito, come ti senti a questo allenamento, e questo feedback lo devi, la domanda su come è stato il tuo allenamento, lo devi, la domanda, l'ideale è fare la domanda un 30 minuti, 30 minuti da quando l'allenamento è terminato, quindi far passare l'allenamento e poi chiedere come è stato l'allenamento. E perché? Perché se un atleta che gira 3-40 km, mettiamo, di corsa, e quel giorno girava 4, non andava avanti, devi capire il perché non andava avanti, perché era stanco, o gli hai somministrato l'allenamento apposta per fargli fare un allenamento sotto sforzo, oppure devi capire perché non è andato avanti, quindi se aveva scaricato poco, il motivo perché l'atleta aveva avuto difficoltà a fare questo allenamento. E l'allenatore qui deve provare, perché come fa un allenatore a somministrare l'allenamento se non sa come risponde il suo atleta? E quindi poi queste risposte, questi trattamenti sono importanti da capire in gara. In gara e nei programmi di allenamenti, quindi un programma quotidiano, quindi allenamento, progetto di allenamento quotidiano, programma settimanale, programma mensile. E quindi investire sulle relazioni col proprio atleta è sempre un discorso vincente. Perché? Perché? Perché non importa cosa fai, ma è importante come lo fai il tuo allenamento. Perché?
perché quando io faccio un allenamento devo pensare poi a cosa mi succederà in gara, eh? E quindi devo fare un allenamento che mi induca degli adattamenti a poi la situazione specifica che è la gara. Quindi cosa succede in gara? Ad esempio in un mezzo Ironman, nella frazione di bici. La frazione di bici, i primi 20 minuti di solito vanno fatta tutta, li fanno quasi a tutte i primi 20 di bici, per cercare il gruppo, per il treno, insomma, diciamo, il treno di bici, il flusso, il controllo degli avversari. Quindi i primi 20 minuti vanno fatte tutte, quindi dovrai allenarti nella tua frazione di bici per preparare il tuo organismo a fare tutto. Le salite vengono fatte forte, in zona 4, in zona 5, di nuovo nelle... Oppure poi ci possono essere, devi essere obbligato a rispondere a delle strategie di attacco, quindi attacco-difesa, e quindi dovrai aumentare il tuo ritmo. Ricordiamo che è vietata la scia di un set, chiaramente, di un 7.3, ma dalla galleria del vento si è visto che i benefici a 10 metri ci sono ancora. Quindi se ci sono ancora per una bici, figuriamoci se ci sono i benefici se tu ti trovi in un treno di 10, 20, 30 ciclisti che stanno a 10 metri. Nell'Iron i corsi sono un po' diversi, nella bici dell'Iron, perché anche qui i primi 20-30 minuti vanno fatti abbastanza forti, poi le salite si affrontano più lentamente dell'Iron che del mezzo Iron, chiaramente zona 3, su 5 zone. E anche qui hai da prestare attenzione alla strategia di gara. La strategia di gara, qual è la strategia di gara che dovrai adottare? Una strategia che ti permetterà di non saltare, e quindi di fare la miglior frazione di bici per fare al meglio la frazione di corsa, ok? La miglior frazione di bici per fare al meglio la frazione di corsa. E qui il lavoro che ci ha presentato Vedana è fantastico, dove è stato graficato per un gran numero di atleti il rapporto tra prestazioni in bici e prestazioni di corsa, è stata messa in un grafico e si è visto che il grafico è veramente disperso, ma molto disperso, quindi non c'è una legge lineare che regola appunto qual è la migliore prestazione. Avete capito? Quindi è importante sapere questo, che la migliore prestazione dipende molto da come conduci la frazione di bici e la frazione di corsa. Quindi non è che uno si è fatto piano la frazione di bici, poi ha fatto forte la frazione di bici, ha vinto la gara di Ironman. Quindi il grafico è molto disperso. Viceversa, per esempio, uno che ha fatto fortissimo la frazione di bici e poi magari dopo ha fatto la frazione di corsa ed è saltato. Quindi questo grafico è molto disperso. Veramente interessante questo dato. Cosa andiamo a dire? Un anno di allenamento. Quindi io proviamo a progettare un anno di allenamento. In anno di allenamento avrò 8-10 settimane di preparazione, dove di preparazione anche tecnica, avrò delle settimane di build, di volume, dove farò molto volume, e quindi queste settimane, in questo lavoro qui, che io vado a costruire le fondazioni della mia casa. Dopodiché arrivo al periodo di competizione. Il periodo di competizione non c'è solo la gara, ma dobbiamo considerare anche il periodo di scarico, e poi un periodo di transizione tra magari una stagione e un'altra. Quindi il periodo competitivo però può arrivare fino a 20 settimane, quindi 20 settimane è mezzo anno per certi atleti, dove vanno a competere sempre. E quindi questo periodo è importante, lo scarico, e cercare di mantenere la forma giusta. Come cercare di mantenere la forma giusta senza saltare? Quindi con periodi di carico, scarico, microcicli, conoscersi, tenere i ritmi, curare gli infortuni. E qui è
è difficile mantenere un atleta performante per così lunghi periodi. Quindi, per arrivare a fare un Ironman, sono consigliati quindi un mezzo Ironman delle tappe di passaggio, quindi delle gare preparatorie di passaggio, che possono essere, per un Ironman, fare una maratona. Provare prima una maratona, però una maratona non corsa a ritmo di maratona, l'atleta dovrà correre pensando che la sta facendo a ritmo di un Ironman. Potrà fare una gran fondo, e per provare gli adattamenti a cosa succede durante una gara, la partenza in acqua, provare qualche gara di open water è consigliato, è veramente consigliato andare a provare delle gare di open water. E quindi, soprattutto per la maratona e le gran fondo di bici, bisognerà mettere alla prova la nostra capacità di alimentazione, capire cosa succede quando va in crisi, quindi che cosa è successo al nostro sistema lipidico che ci fa in modo di portare il nostro organismo alla combustione di grassi per risparmiare. Ed è lì che l'atleta vincente è quello che sa alimentarsi in gara. L'atleta vincente è quello che riesce a alimentarsi in gara. Quindi sia nella gran fondo di bici che la maratona. E quindi perché delle volte molti atleti hanno un limite mentale. Quindi se non hai mai provato a fare quella cosa così lunga ti sembra un limite insormontabile. Quindi un qualcosa che devi provare. Quindi allenamento, vi ho parlato di allenamento, parliamo anche di un libro fantastico che ha scritto Mujica, un tecnico fantastico, il libro costa 150 euro, come allenare un Ironman, libro veramente consigliato in inglese che va a toccare tutti gli elementi fondanti di questo grande tecnico. E per quanto riguarda atleti e tecnici devono fare sperimentare con conoscenza, cioè sperimentare metodi di allenamento su ogni persona, ecco, inteso questo come sperimentazione, non sperimentare allenamento mentre dei carichi allucinanti. E per ogni anno, per ogni periodo andare a togliere gli errori che un atleta sta commettendo, ecco, quindi con l'allenamento miglioro, ma non solo miglioro, devo anche andare piano piano a togliere gli errori che sto commettendo. Quindi si pensa sempre che io miglioro, no, io anche tolgo, che cosa? Tolgo errori con l'allenamento. Ok, e quindi produrre, fare in modo che l'atleta cambi e diventi sempre più performante, cambiare il metodo di allenamento, cambiare anche il modo di alimentarsi, provare a fare degli allenamenti a digiuno per migliorare la potenza lipidica, non sempre, perché sennò poi c'è un eccessivo adattamento a questo, e quindi bisogna variare anche questa tipologia di allenamento. La difficoltà per molti è quella di andare piano, perché molti atleti come il sottoscritto non riescono ad andare piano. Quindi, che cosa fare in una gara di un Ironman? Che cosa bisogna fare? Più o meno lo sanno tutti, bisogna mangiare sempre, ogni 20 minuti, 30 minuti bisogna mangiare. Che cosa mangiare? Di tutto, provare. Uno deve sperimentare cosa mangiare. Solidi, liquidi, il panino, la barretta, la borraccia col gel se non riesci a masticare, perché se magari trovi una fase di gara che non riesci a masticare, quindi ti mangi la borraccia col gel, e quindi bisogna abituare questo adattamento al mangiare, e anche bere acqua in idratazione, bisogna abituare. Qual è il limite fisico? Il limite fisico è 1 litro d'acqua all'ora, ma di solito tra 500 e 700 cc all'ora di acqua che usali viene assimilata. E quindi vedere se l'atleta riesce a abituarsi a questo. E
per gli allenamenti, quindi delle volte l'allenatore dice: cosa gli do di allenamento, cosa faccio? E gli faccio fare un lungo, forse non glielo faccio fare, sì glielo faccio fare, bisogna provare. Bisogna fare delle volte, fargli dare una mazzata, prova a fare questo super allenamento, tanto sei lontano dalla gara, e vedi un po', sbattici la faccia, dacci dentro, non magari mezzo mezzo allenamenti, una metà, un qualcosa a metà che non è carne né pesce, quindi dacci dentro, prova, sbaglia, oppure se va bene cerca di capire qualcosa, produci degli adattamenti. È sempre di produrre un qualcosa, di saturare questo contenitore di allenamento, poi cambio contenitore quando ho raggiunto una saturazione. Ok, sono da soglia, tutto. Gare podistiche sono sconsigliate, 5-10 km, perché rischi di romperti, di farti male. Ehi ragazzi, ci vediamo domani, eh? Sei, ci sei? Sei in forma? Potrei anche. Ti pettino so. Domani. Ce la giochiamo domani. Va bene, dai, io. Se riesco a correre. Quindi. Quindi, le gare di corsa, le gare podistiche, 5-10 km. Sono pericolose per un atleta che prepara un Ironman, perché ti puoi fare male. La corsa è quella dove puoi farti più male di tutto in generale. Il nuoto è basso il rischio di infortuni, in bici vabbè, se cadi, ma infiammazione al ginocchio o brufolo nel culo. Come diceva Saronni, io ho detto: oh Saronni, com'è che non hai fatto sta volata? L'hanno intervistato all'arrivo a caldo, no? Com'è che non hai fatto? E lui ha detto: e vorrei vedere te con un brufolo nel culo come facevi la volata. E quindi questi sono pochi gli infortuni che possono. Se cadi, vabbè, ti fai una escoriazione, vabbè, quello è un rischio, un altro pericolo. Datene in conto, perché devi scegliere una strada non trafficata per allenarti in bici, come faccio io, addirittura mi alleno in strade chiuse al traffico. E la corsa invece, se fai questi errori, prepari delle gare podistiche, spingi troppo sul sistema tendineo muscolare, puoi andare incontro a dei forti, dei grossi infortuni, soprattutto all'inserzione gluteo, bicipite, femorale o ai polpacci, uno strappo del polpaccio. Tapering, finiamo col tapering. E tanti tipi di tapering: veloce, variabile, lento, progressivo, smetti completamente di allenarti, tieni diverso. Ogni atleta è diverso il tapering, eh? Anche lì bisogna provare, fare sbagliare, fargli fare dell'esperienza nel tapering per arrivare al massimo. Io di solito come faccio un tapering? Vabbè, parliamo di gare di sprint olimpico. Magari gareggio la domenica prima, in uno sprint, e allora faccio cosa faccio, magari lunedì, però arrivo già scarico, ho già scaricato, quindi sono tutti i microcicli di scarico e scarico che faccio io, settimanali, se vado a gareggiare, sono in periodo di forma che riesco a gareggiare durante la settimana. Quindi il lunedì e martedì rimetto dentro qualcosa di bici, magari una salita o delle variazioni, mettere un po' di lavoro sul toccare sia la zona 1 che la zona 3, con dei lavori in salita costante, dei lavori sul ritmo, delle salite a velocità costante, delle sparate, lavori in piedi sui pedali, quindi un valore molto variabile l'allenamento mia bici, sempre un'idea cosa devo andare a fare in gara di lunedì e martedì. Metto anche magari dentro qualche seduta di nuoto in questi due giorni, quindi rifaccio gara e due giorni, a seconda che mi sento, due giorni di leggero carico. Poi mercoledì solo corsa, da martedì in avanti la bici non la tocco più fino a domenica, o a sabato faccio qualcosina. Quindi bici stop, la parcheggio, basta bici. A questo punto posso fare un po' di nuoto se ho ancora un po' di braccia, un po' di corsa, fare qualcosina ancora di ritmo, di richiamare e il mercoledì. Poi magari faccio giovedì o venerdì, o anche mercoledì se sono stanco, faccio tre giorni di scarico, magari vado a fare un po' di corsette stretching, oppure vado a fare un po' di forza in palestra, per lavorare sul quadricipite, il bicipite femorale, sugli addominali.
E sabato invece è importantissimo. Il sabato chi dorme non piglia pesci. Devo risvegliare il mio sistema, devo rifar funzionare, rifar passare sangue nei muscoli, riossigenare i polmoni. Quindi devo fare un allenamento corto, ma andando a lavorare a toccare qualcosa sul VO2 max. Perché cosa ho visto io nella mia esperienza? Che quando gareggiavo due giorni di seguito, il primo giorno ero imballato perché venivo dallo scarico completo il giorno prima, e il secondo giorno, anche se avevo le gambe distrutte, andavo fortissimo. E quindi, tesoro di questa esperienza, il giorno prima faccio sempre un qualcosa che vada, un riscaldamento, qualche allungo, anche un po' lungo, sui 3 minuti di corsa, che vada a riattivare il mio sistema cardiocircolatorio, a togliere il polistirolo dalle vene, andare a risvegliare il mio VO2 max ed essere pronto come un cacciatore del neolitico, andare a prendere la preda che il giorno prima avevo fallito nella cattura. Ok, ciao ragazzi, al prossimo video, alla prossima caccia.